bene, bene, bene. Ho pensato un pochino in questo mese dedicato al carnevale, a San Valentino, a quale preferiti di Joe dedicarmi, quindi a quale macro tema dedicarmi, e ho deciso di fare questo video con duplice valenza, nel senso che potrà servire a voi miei cari follower per trovarmi un uomo. No, a parte gli scherzi, il tema di oggi è cose che odio nell'altro sesso, uomini, ragazzi, tutte cose che io ho imparato col tempo e con l'esperienza, cose che ho scoperto che non mi piacciono, su molte converrete con me, altre sono mie fisse personali. Mi farete sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ovviamente non pensate che io odi tutta l'umanità, queste caratteristiche io penso che siano dannose per me come persona, ma che siano dannose in generale in una relazione, e forse è il motivo per il quale io sono sola come un cane. A parte gli scherzi, cercherò di argomentare un pochettino ogni punto, perché non vorrei passare, ripeto, per la sociale di turno o per quella che odia l'umanità o cose del genere. La prima cosa che non sopporto in un ragazzo, in un uomo, è la falsità sotto ogni aspetto. Per esempio, conosci un ragazzo in un sito di incontri, può essere Tinder o qualunque altra cosa, o anche su Facebook, su Instagram, tu vedi un certo tipo di persona, lui si presenta come un certo tipo di persona, quando poi ti ci ritrovi faccia a faccia, il risultato è completamente diverso. Già di principio tu capisci che la persona si vergogna di se stesso al punto da mentire su se stesso, e questo non va assolutamente bene. Andando più sul sottile, la falsità comprende anche per esempio l'ipocrisia, quindi sì sì, ma io sono d'accordo con te e poi in realtà non sei per niente d'accordo, oppure le piccole bugie. Insomma, la falsità non va bene, la sincerità deve essere la base di una relazione. Comunicazione sincera, questo per me è il principio fondamentale di una relazione che funziona. Poi ti prendi le tue responsabilità, nel senso che se tu dici la verità e non mi piaci, bene, vuol dire che ci sarà un'altra persona a cui piaci per come sei. Un'altra cosa che assolutamente non sopporto nell'altro sesso è l'egocentrismo. Egocentrismo che può tramutarsi in non mi interessa niente di quello che dici tu perché io sono più importante. Magari anche solo in una prima conversazione io ti cerco di farmi conoscere per quello che sono, e tu invece per ogni cosa che dico, magari anche cambiando completamente argomento, parli di te a tutto spiano, elevandoti all'ennesima potenza. Oppure l'egocentrismo anche della serie decido io, faccio tutto io sono più bravo, cose del genere. Cioè no, per favore, allontanatevi tutti voi egocentrici, perché ci basto già io. No, io non sono quel tipo di persona, nel senso che io sono un po' egocentrica, me ne accorgo e lo ammetto, però mi piace anche ascoltare e conoscere l'altra persona, quindi non mi permetterei mai di essere al centro dell'attenzione nel momento in cui io voglio condividere qualcosa con una persona. Diciamo che egocentrismo e condivisione stanno su due pianeti opposti. Parliamo di incoerenza e ipocrisia. L'ipocrisia l'ho già nominata nella categoria falsità, ma la ritroviamo anche qui. Incoerenza vuol dire, faccio l'esempio, decidiamo che cosa fare stasera, andiamo al cinema, dico io, e lui dice sì, va bene, mi va bene andare al cinema, poi passi tutta la serata al cinema a dire che schifo, potevamo fare quest'altra cosa. Quindi questa è una cosa pratica. Poi ci sono discussioni che riguardano magari delle cose un pochino più importanti, come per esempio fare dei passi avanti o passi indietro all'interno di una relazione, e magari tu dici una cosa, io mi muovo di conseguenza perché ti ho detto quella cosa, e poi una volta che siamo quasi arrivati all'obiettivo fai passi indietro e dici ah no, no, io questa cosa non l'avevo assolutamente detta, oppure no, non hai capito, io l'avevo detta in questo senso, non in quell'altro. Per me questa è incoerenza, quindi stay out of me. Una cosa che, ok, forse sembrerò una brutta persona adesso che sentirete questo punto, però non pensate che io sia una brutta persona, perché sono sicura di non essere sola in questo mondo a pensarla così. L'incuria di sé. Tu puoi essere la persona più buona del mondo, la persona più perfetta del mondo a livello interiore, che mi regali il mondo, ma se non ti curi di te stesso a livello estetico, nel senso, non mi serve che tu sia un culturista, che tu sia un fissato con la dieta, oppure che sei uno di quelli che si fa le maschere, che si depila, anzi evitiamoli proprio quelli, perché siamo su un altro punto che odio. Però l'incuria di sé, per dire, devi conoscere una ragazza, magari ti lavi i capelli, per dire, oppure esci con una ragazza più di una volta, magari ti cambi i vestiti, non lo so, queste cose sicuramente si notano molto di più quando si tratta di una frequentazione stretta, quindi che
vedi la persona più di una volta, perché se capita una volta che la persona dall'altra parte magari non è particolarmente pulita, vabbè, una volta ci può stare, magari non avevi sbatti e lavorato fino all'ultimo, ci può stare. Se succede sempre, vuol dire che proprio non ti piace curarti di te stesso, non ti lavi i denti, hai l'alitosi, peli ovunque, cioè no, 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 mi viene da vomitare, non ce la faccio. Diciamo che il lato estetico ha una sua importanza all'interno di una relazione. Ripeto, tu puoi essere la persona più buona che vuoi, ma se io devo avere un approccio fisico con te, fatti due domande, ti prego. Un altro punto che odio, ma questo perché io come persona mi reputo una persona molto acculturata, è l'ignoranza. Se l'altra persona è ignorante, quindi non capisce proprio cosa io ti sto dicendo, io cerco di adattarmi comunque a te, magari evitando di parlare, che ne so, di libri super acculturati, di saggi super complessi oppure di film super concettuali. Perché comunque mi rendo conto che magari sei una persona buona, ma la vita ti ha portato a non acculturarti abbastanza, anche se la cultura in realtà si può fare anche da soli, non serve andare bene a scuola per essere acculturati. Comunque, io mi adatto a te, ma il fatto che tu sia ignorante, quindi che tu non leggi, non guardi film, la cosa più importante a livello culturale che hai letto magari sono le barzellette di Totti. Se la tua cultura si limita a due cose, magari anche abbastanza opinabili in questo ambito, non vai bene per me. Poi magari c'è un'altra ragazza a cui va benissimo questa cosa, a me non va bene, ma perché io per stare insieme a una persona, per frequentarmi con una persona, ho bisogno di una conversazione stimolante. Sicuramente se gli argomenti di conversazione sono due, dopo un po' mi annoio e mi dispiace, questo è il mio difetto, non ci posso fare niente, non pretendo di avere davanti Einstein o Bill Gates o non so che cosa. Però almeno una persona con cui si può avere una conversazione su più di due argomenti, ecco, e magari anche stimolata, ecco, appunto, da argomenti di uno spessore culturale un po' più alto. Più che altro perché poi l'ho già sperimentata questa cosa e so che dopo un po' va a finire che faccio arrabbiare l'altra persona, quindi io voglio la pace e la serenità anche per l'altra persona e non voglio che si creino attriti. Perché io semplicemente ho una cultura un pochino più alta. Una cosa che odio da entrambi i sensi, di cui purtroppo mi sono accorta molto tardi, perché io nella gran parte delle relazioni che ho avuto sono stata vittima oppure al contrario carnefice in questo senso, è la manipolazione, ripeto, in entrambi i sensi. Non mi piace che l'altra persona si faccia manipolare da me costantemente, per dirlo con parole semplici, va bene questa cosa? Sì, quello che vuoi, va bene questa cosa? Sì, hai ragione, ma cosa ne pensi? No, quello che pensi tu. Per me questo è manipolare, soprattutto magari in un contesto dove hai un pensiero, lo esponi, io magari ti faccio capire qual è il mio punto di vista, ma per trarne comunque una discussione costruttiva e tu anziché discuterne preferisci darmi ragione, punto. Questo per me è farsi manipolare. Al contrario, odio le persone che invece si impongono troppo sulla loro opinione non rispettandola quella altrui. Io sono una testa calda, nel senso che quando penso di aver ragione, io sono decoccio, quindi fino a che l'altra persona non accetta, se non altro, in parte la mia opinione, continuo a discutere come un asino. E invece odio dall'altra parte quando anche in maniera abbastanza violenta a livello verbale comunque si cerca di imporre il proprio pensiero. Anche questa è manipolazione e purtroppo la manipolazione è anche un argomento molto molto sottile che non sempre viene visto in maniera aggressiva come appena esposto, ma si insinua tra un complimento, un favore, un regalo e alla fine ti fai manipolare senza nemmeno accorgertene. Questo tipo di persone subdole, che lo sappiano o meno di essere fatte così, devono stare lontane da me perché io sono una persona piuttosto fragile, anche se non sembra. Il fatto di farmi manipolare e poi magari farmi anche lasciare da questo tipo di persona mi fa soffrire tantissimo, quindi se sapete di essere così, via da qua, via proprio, chiudete il video. Una cosa che odio nell'altro sesso è la freddezza. Io sono un orso coccoloso, sono veramente la regina delle coccole, sono la regina dei gesti romantici, io adoro le storie d'amore, quelle classiche dove ci si fa la carezzina, ci si tiene per mano, l'abbraccino, il braccio sulla spalla, il massaggino e tutte queste cose qua.
odio la persona che non è così semplicemente. Questo non è un difetto, perché ripeto, io sono fatta così, l'altra persona può adorare questo tipo di persona perché magari è uguale. A me serve una persona che sia molto molto affettuosa e che ricambi l'affetto che io so di dare all'altra persona. Quindi la freddezza è bandita da questa donna. Un'altra cosa che odio nell'altro sesso è l'indecisione e l'insicurezza. Allora, l'insicurezza perché io sono una persona molto sicura, sicuramente mi piace supportare l'altra persona, però dentro c'è una persona molto fragile che ha bisogno anch'essa di essere rassicurata e di sentirsi protetta dall'altra persona. Se tu per primo sei insicuro e vuoi trascinare anche me nel tuo oblio di insicurezza e depressione, no, perché ne ho già abbastanza di mio e sicuramente non sono la persona più adatta per scaricare addosso tutte le tue paure, le tue fobie, le tue insicurezze, perché tu hai avuto una relazione tragica e quindi hai bisogno di affetto, perché anch'io ne ho bisogno, ok? Quindi non sei fatto per me, sicuramente tu non sei fatto per me. Allo stesso modo l'indeciso, quindi ti dico bianco o nero e tu dici non lo so. Odio profondo per questo tipo di persone, perché non puoi non avere un'opinione, non puoi non sapere da che parte andare. Chiaro che se si tratta di una decisione importante forse ci devi pensare un pochino, ma prima o poi la risposta lampante nel tuo cervello deve arrivare. Se non altro devi arrivare a un compromesso tra le due. Se non ti piace né il bianco né il nero, mi proponi un grigio, per dire. Ecco, no, 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 no. Un'altra cosa che odio nell'altro sesso è il disinteressamento, inteso come mancanza di aspirazione. È una cosa proprio primordiale all'interno della mia persona, per il quale io sono diventata la persona che sono, quindi io mi aspetto che dall'altra parte almeno un minimo questa cosa venga replicata, ma questo sempre per un discorso di compatibilità con me, non in senso generale assolutamente. Questa cosa riguarda i sogni, i famosi sogni nel cassetto. Tu poi puoi essere la persona più realizzata del mondo, ma un sogno sicuramente ce l'avrai ancora nel cassetto, e se non hai un sogno sicuramente hai delle aspirazioni, delle passioni, via dicendo. Vi assicuro che non tutti hanno questo cassetto dei sogni. Ci sono persone che semplicemente tu gli chiedi cosa volevi fare da grande, da piccolo. Oh boh, non è che hai qualche aspirazione, qualche passione, qualche hobby? Boh, no. Ditemi che interesse dovrei provare verso una persona che non ha interessi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché io non ho risposta per questa cosa se non un no secco. Una cosa che odio per quanto riguarda soprattutto le frequentazioni assidue, perché chiaro, se tu parti con la concezione di ti vedo una volta e poi mai più, sinceramente non mi interessa a questo punto. Ma se di comune accordo ti stai frequentando con una persona, o comunque ti stai sentendo da tanto tempo con una persona, soprattutto in questo periodo dove purtroppo le chat e i messaggi sono fondamentali, e poi sparisci e poi fai ghosting, no, no, perché comunque tu mi crei delle aspettative. Se tu ti fai sentire tutti i giorni e poi sparisci, io mi faccio mille pare mentali. Qua sbaglio io, perché io sono una persona che vive di pare mentali praticamente. Io non sarei io senza le pare mentali. Però se dall'altra parte tu non ti fai nemmeno due domande e dal 2 al 3 sparisci pensando che per me sia uguale, no, se non altro sii sincero, mi scrivi: guarda, mi hai stufato, non ho più voglia di parlare con te, anche se stiamo parlando e stiamo uscendo da un mese, sinceramente non sei fatta per me, ti ho conosciuto, va bene, piacere, ciao, buona vita, e io ne me ne faccio un'altra. Invece se tu sparisci e basta, senza spiegazioni, io rimarrò lì con il tarlo di dire: oh mio Dio, è colpa mia, no, gli sarà successo questa cosa. E poi divento assillante. È vero che io ho degli errori e dei difetti che devo correggere, però dall'altra parte sicuramente non c'è un aiuto in questi casi, o mi sbaglio? Una cosa che odio dall'altro sesso è la prevedibilità, quindi anche il fatto dell'essere noiosi. In alcuni casi ovviamente la prevedibilità ci sta, in alcuni casi, quindi, perché a me piacciono le sorprese, sono una persona strana, a me piacciono le sorprese, ma mi piace anche scoprirle prima, per, diciamo, aumentare la mia autostima in quanto investigatrice, forse, non lo so, non ho trovato ancora una risposta. Però le sorprese io le adoro, mi emoziono tantissimo, sono proprio una persona romantica e bellissima. Odio nell'altra persona che sia prevedibile, che appunto nel momento in cui magari si deve decidere cosa fare, uscire, mi propone un caffè, un aperitivo, andiamo a cena, le cose classiche che si fanno quando si esce, anche i posti o cose del genere. Io apprezzo tantissimo quando dall'altra parte io ti do carta bianca della serie sorprendimi, come dicevo prima, e tu dici va bene, ti porto al mare. Cioè,
Se succedesse una cosa del genere sempre, sarebbe una cosa fighissima, ma non serve per forza andarsi a fare il viaggio. Basta dire, ok, fai un ragionamento e dici, va bene, siamo andati a cena a fare l'aperitivo, a fare il caffè, mille volte, oggi la sorprendo e decido di portarla a cena, per dire, anziché nel solito ristorante nella solita città, ce ne andiamo in quel ristorante particolare dove fanno quella cosa particolare. Insomma, che ci sia una sorta di ragionamento nel momento in cui si decide che cosa fare con l'altra persona. Una persona troppo prevedibile, e questo lo so sempre per esperienza, mi annoia. Se alla lunga io mi frequento con una persona e la persona non è andata mai oltre la cena, il caffè, la serata insieme a vedere un film, no. Poi io sono un amante anche di quelle cose, non pensate che io sia una che vuole solo uscire, solo viaggiare, se no poi mi ammoscio, la parte pigra del gemelli che è in me prende il sopravvento, divento una persona orribile e poi non ti piaccio più. Quindi ecco, questo è semplicemente un consiglio. Ultima cosa che non sopporto nell'altro sesso si lega moltissimo alla precedente ed è la mancanza di spirito di iniziativa. Forse sarò ripetitiva, però il fatto che debba decidere sempre io, che senza il mio input tu non fai nulla, non va bene per me, perché ho bisogno di un attimo di respiro anche io. Io in una relazione cerco una boccata d'aria, quindi se devo decidere oltre che della mia vita anche della tua, no. Oltre al discorso delle uscite, delle sorprese e via dicendo, se non sai sorprendermi non sei fatto per me. Ecco questo elenco quasi infinito di caratteristiche che io odio nell'altro sesso. Per conoscermi un po' meglio, per orientarmi un po' meglio su quello che mi piace e non mi piace, mi farebbe piacere sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi 12 punti. Ripeto, non è per offendere nessuno, io sono fatta così e per stare bene con me devi essere fatto in un certo modo. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo sabato 13 febbraio con TV Joe, invece il prossimo Spreferiti di Joe sarà il 4 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima.